Alba sul mare. Una di quelle albe che, per fortuna che il mare è piatto, ma accidenti, non c'è vento. Nicola è rimasto a bordo in questa tappa intermedia, tra un equipaggio e l'altro. Profumo di terra? No, profumo del basilico e del rosmarino che Carlotta si ostina a coltivare a bordo. Lo spirito femminile, come riesce a rendere accogliente anche, come dire, la dura scorza di una barca. Guarda, ha fatto, come si può definire, la vestina del timone. Pigiamino. Tutto in tinta, anche le scottine rosse. Qui questa cosa qua che le fa ombra quando è al timone, quindi non è disinteressata. Però insomma, dai, che bello. Guarda, nessuna terra all'orizzonte. Potremmo essere in mezzo all'Oceano Pacifico, potremmo essere in mezzo all'Oceano Atlantico, se non fosse per l'ondina che è più lacustre che oceanica. Siamo solo a 7 miglia da terra. Siamo a 7 miglia da terra, sì, stiamo evidentemente navigando nel Mediterraneo, proprio nel Tirreno. Siamo appunto partiti da Civitavecchia, abbiamo fatto circa 30 miglia e stiamo navigando di fronte alla costa del Lazio. Tra un po' saremo all'altezza di Anzio. Poi alla nostra sinistra ci sarà Sabaudi e il Circeo, ma noi tireremo dritto. La nostra meta, il nostro obiettivo sono le isole Pontine, Ponza. Navigando in Tirreno verso Ponza, laggiù la si vede, lei, la sua montagna e il suo scoglio grande davanti al porto. Sicura, sicura? Quella non è Ponza, è Palmarola. Ah! Ponza è quella. Non era lo scoglio davanti a Ponza, perché mi ricordavo che c'era uno scoglio davanti a Ponza e in realtà si vedeva l'isola di Palmarola. È abitata Palmarola. Da quello che ricordo c'è un ristorante e poi c'è la villa delle Fendi. Ma chi sono le Fendi? Sono le stiliste, le Fendi. Meglio ripassare il capitolo delle Pontine. Qui c'è Zannone, qui Ponza, questa è Palmarola. E Santo Stefano? Davanti a Ventotene. Quindi in che posto ci mettiamo a Ponza? Ci mettiamo nel lato sud dell'isola, proprio vicino al porto, però in una baia bellissima dove possiamo fare il bagno. Va bene, buono. Approvo. Ma Zoe, dov'è? Sempre a leggere sotto coperta? Finito. Però adesso devo finire il maestro Margherita e poi leggere quei due per la scuola. Non finirà mai. Adesso sono in due. Si fa una bellissima conversazione a bordo. Zoe, ho messo a posto il tuo bucato. Grazie, babba. Questo è il grado di babba, che è a metà tra babbo, mamma e babbeo. Lei è troppo impegnata. Sta leggendo. Ma almeno tu leggessi Moitassier, non lo so, Tabarly, i grandi navigatori. Cioè, leggi il maestro e Margherita. A bordo di una barca. La realtà è che un adolescente è sempre un adolescente, anche in barca, soprattutto in barca. Cronache minimaliste di vita quotidiana a bordo. Posati, ti difendiamo noi. È da mezz'ora che ci girano attorno. Non abbiamo capito se è un rito d'accoppiamento o è uno inseguito da un altro che lo bussa. Quello che è successo è che ci ha fatto la cacca a bordo. Ma poveretto, cioè. Non capisco perché deve essere inseguito in quel modo. Sai, guarda che roba strana. Pazzesco, mai visto una cosa così? Bisognerebbe chiedere a un ornitologo. Per me è una femmina. E lui? Insegue la femmina. Ma lei? Ne vuole a pacchi. Era tutto un gioco alla fine, eh? A un certo punto, quando quello che inseguiva se n'è andato, quello che era inseguito l'ha andato a cercare. Allora. Ma ora il problema è questo. Chi è che pulisce la cacca che ha lasciato? La morale è, le storie d'amore finiscono sempre in merda. Sulle rotte dei popoli del mare siamo arrivati a Ponza. Ponza che assieme a Palmarola, a Ventotene, a Santo Stefano e a Zannone
forma quella che una volta assieme al Circeo poteva essere l'Atlantide mediterranea. Ponza, uno dei posti più belli del Mediterraneo e quindi del mondo. Anche qui c'è un traghetto che mi sta venendo addosso, ma lo scriveremo. Che bella Ponza! Tra l'altro è stata la mia prima avventura, ero piccolina e con la barchetta ho fatto il giro dell'isola e me la ricordo ancora, mi ricordo ancora questa isola meravigliosa con questi scogli bianchi e adesso ci sono, bellissima, eh? Bagniamo la vela e ci andiamo a mettere all'ancora. Ci avviciniamo alla baia, adesso vediamo, la capitaneria ci ha dato un punto GPS dove dare fondo, un punto abbastanza vicino al porto per fare comodamente lo sbarco. Eccoci, ancoriamo davanti al porto e non ci resta che aspettare l'arrivo del prossimo equipaggio, che sarà qui domani mattina col primo traghetto dalla terraferma. Guardalo, Enea che esce dall'acqua. Ah, fresca. Dai, zio, andiamo giù. Bellissimo. Ah, cosa ho fatto? Perché mi sono messo in questa situazione? Ormai mi tocca andare. La bomba umana! Siamo a Ponza. Stiamo cercando un approdo per il tender, in modo da andare a fare cambusa a terra. Ma per una skipper che non scende a terra da un po', le distrazioni sono tante. Cartolina a casa. Dai, anche no, eh. Ora possiamo iniziare la spesa. Ponza, questo è l'angolo strategico. Qui alla mia destra e alle mie spalle ci sono i bar, dove arrivano i giornali, dove si mangiano le granite, dove si domina tutto il passaggio e il passeggio qui del porto. Ponza, è così. Magnifica, bellissima, sovraffollata, spesso. Peccato che non abbia una stagione turistica più lunga, come si meriterebbe. Peccato che vari problemi di carattere legale e burocratico abbiano limitato la sua ricettività portuale. Per le barche è quasi impossibile attraccare a terra a Ponza, ma l'isola resta una meta imperdibile. Peperoncino. Allora, mi servirebbe un po' di insalata, poi melanzane e zucchine. C'è un vegetariano, quindi quando facciamo la grigliata facciamo anche un po' di melanzane grigliate. Presumo ne mangi di più degli altri. La sera riposo, ci concediamo una cena da veri turisti diportisti. Dopo l'insalata, tutti a terra a mangiare il gelato. Per i pescatori il lavoro comincia adesso. Mi fa impressione che prendono il caffè, no? State svegli tutta la notte? Fino a domani sera. Fino a domani sera? Mollate la rete e la ritirate su. Domani sera il pesce arriva in terra. Voi dormite? Domani sera. Quando torniamo? Di dove siete? Io sono tunisino, quello è calabrese. Ma vuole calabrese. Questo è ponzese, origine ponzese. Va bene. Oh, grazie. Buon lavoro! Nuovo giorno, nuovo equipaggio. Ecco i nuovi ospiti. Giulia. Giulia di Padova, appassionata di viaggi e di lingue, enologa con la passione per la musica. Sempre di più. Debora. Debora, da Roma. Debora. Potrebbe. Lavora in un ristorante. Mai stata su una barca? No. La prima volta. Alberto, toscano di Pontedera che lavora per Autostrade per l'Italia. Alberto è un sub. Sì. Patente nautica? Certo. Subito al lavoro, subito alle scotte. Io Luciano. Luciano da Pomezia. Sono pronto a tutto, sono pronto. Che fa il magazziniere in un ingrosso di frutta. Mare, mare. Giuseppe. Gliele abbiamo già fatte vedere le cabine? Non ancora, eh? Devono prendere atto che la barca è sofferenza.
e si soffre tanto. Quando torneranno a casa, il loro letto, il loro bagno, diranno: oh, che bello, che meraviglia. Quindi questo è pedagogico. Esatto. Qui la rotta. Ah, guarda, rotta che dobbiamo vedere il faro e doppiare la chiesa. Dobbiamo girare qua dietro. Esatto, sì. Allora Alberto sognava di stare in barca. Una passione per il mare a 360 gradi, quindi voleva fare tutto. La barca, l'immersione, lo snorkeling. Stai un pochino più larghino, voilà, giusto così. Alberto, che ne sa, non si stupisce dei vasi e vasetti di Carlotta. Spiega che noi stiamo praticamente celebrando una tradizione. Perché si chiama giardinetto? Si chiama giardinetto perché i vecchi galeoni, le vecchie imbarcazioni erano soliti portare i prodotti tipici, gli ortaggi freschi, sulla parte superiore e posteriore dell'imbarcazione, da cui poi si dice che nei secoli le spezie, il polline e il resto che andava disperso in aria ha contaminato e ha creato vegetazioni in altri paesi. In questo caso il peperoncino probabilmente ce l'hanno già a Ponza, però... Già che c'è Alberto, può fare anche il diario di bordo. Siamo partiti dal porto di Ponza, abbiamo doppiato quella punta, che è Punta del Faro, dall'omonimo faro ovviamente, e adesso stiamo dirigendoci verso la spiaggia Chiaia di Luna, una spiaggia bianchissima, ha una forma di mezzaluna, è molto bianca, quindi ha un bellissimo contrasto sia di giorno che di notte. Bando alle ciance, bagno! Non sono capace a buttarmi, ecco il problema. Guarda che c'è una medusa lì! Sì, no, vai a destra! Dai, scherzo! Che disastro! Nicola si tuffa, perde la maschera. C'è una medusa. Poi ha paura della medusa. La maschera è sotto la medusa. Trovata subito la maschera. Brava Carlotta! Questa preziosissima Cressy l'abbiamo recuperata. Più che skipper qui servirebbero maestri d'asilo. E i nuotatori per caso sono salvati da un gomone di ponzesi che poi ci portano a fare una vera scoperta. Ci fanno vedere una cosa bellissima. Città enogastronomica, qua. Cosa c'è in quella borsettina da Minnie? C'ho le scarpe! Ah, ecco! Qui vedi che è un po' franato, per cui lì si deve camminare un poco a quattro zampe. Si devono reggere con le mani pure, perché solo con i piedi si cade. Ma dove si va? Questa qua dovrebbe essere un'azienda agricola raggiungibile solo dal mare, dove c'è una vite e si produce un vino speciale. Ma è impossibile! Dov'è? Io sono stata il vitigno quello del Monte Bianco, no? Il vitigno più alto d'Italia, si dice, ma non c'è paragone. Bello. E poi? Incredibile, ma le vigne ci sono davvero, arrampicate a metà fra mare e montagna. Un'azienda agricola antichissima che risale al 700, restaurata e recuperata dopo il 2000, a costo di enormi sacrifici. Che vitigno è? Ci stanno piante di 250-300 anni, perché è stata portata dai coloni ischitani, però sta da 250-300 anni e ha cambiato l'assetto genetico. Nella storia di un vitigno c'è anche la storia della gente di Ponza, che risuona anche nella parlata del signor Emanuele, poco laziale, molto campana. Abbiamo pensato di fare un allevamento ad alberello. Ah, l'alberello, come sai, sì, è più basso. Perché qua il pericolo è quello del vento forte. Mm-hmm. Poi c'è anche un altro pericolo della salsedine. Qui tutto è difficile e i materiali e le attrezzature a volte li devono portare addirittura con l'elicottero. Quando recupero un pezzo di terreno e ci vuole un paio d'anni per 400 metri, piantiamo ancora questi vitigni qui, sempre campani. Per recuperare la vigna hanno dovuto innanzitutto recuperare i muretti e i terrazzamenti. Chi è che sta arrivando là? Questo è Liberato, è il personaggio, l'architetto del Fiero. L'architetto? L'architetto, perché ripristina, tutto. Fa tutto, dal terreno, dai muri a secco, cura le viti, aiuta per la raccolta del vino, è quello che organizza tutto quanto la vendemmia. Liberato negli anni 50, come tanti altri ponzesi, era emigrato negli Stati Uniti,
Adesso è tornato a casa. Questi erano tutti incolti, li ho riattivati io, li ho rimessi tutti a nuovo. Io appunto qua la terra la lavoravo da quando ero ragazzino, mio padre faceva il contadino, poi poveretto è morto. E così io ho ripreso la strada. Com'è lavorare su una terra così in discesa e così in salita? Basta solo la buona volontà. Se ne prendono tante di cose storte, non ti devi abbandonare mai, perché se ti abbandoni sei fregato. Un terreno come questo qua richiede una manutenzione pazzesca. È enorme, sì. E anche lavorare le uve non è facile. Oh, questo è proprio, come dire, il connubio perfetto fra antico e moderno. Questa, dico bene, era la cantina del bisnonno Benedetto? Benedetto, nonno Benedetto Migliaccio. Ecco. Luciana, la moglie, è fiera di questa storia. Tutta questa zona era della famiglia Migliaccio, perciò noi ci chiamiamo antiche cantine Migliaccio. Allora, questi Migliaccio ebbero, dai Borboni, nel 1734, ebbero in enfiteusi perpetua questi terreni. L'enfiteusi è una cosa infettiva, cos'è? No. Cos'è? Incomodato. Ah, ecco. Insomma, gli ha detto... gli hanno detto tu... Se avete il coraggio, coltivate quella terra lì. Esattamente, sì. Io avrei una domanda di carattere filosofico-economico. Ma chi ve lo fa fare? Appunto. Tutti ce lo chiedono, anche i nostri figli. Cioè, i nostri figli dicono che noi siamo matti, praticamente. Però ci piace, è un piacere. Alla fine, una bottiglia cosa costa? 250 euro? Dovrebbe costare 250 euro, ma non lo costa assolutamente. Cioè, dalla cantina esce a 12 euro la bottiglia. Ed è un prezzo simbolico, perché, come tu dicevi, dovrebbe costare 250 euro. Sembra di avere qualcosa di preziosissimo. Cioè, nel senso che, confronto al vino che producono in maniera industriale, questo è un vino speciale ed è stato molto apprezzato, tant'è che l'abbiamo presentato recentemente anche al Monte Carlo Wine Festival e devo dire che ha avuto un successo strepitoso. Io dico che attraverso il fieno si conosce Ponza e il territorio di Ponza potrebbe ripartire dal suo vino. Vogliono recuperare questi terreni abbandonati del fieno, un poco come nelle Cinque Terre in Liguria. Sì. E quindi sembra che vogliono ripristinare i vari sentieri che ci sono qui per poter poi recuperare questi terreni. Vorrebbero anche fare un centro di acculturamento per i giovani, perché qui a Ponza non rimane nessuno più. E loro vogliono cercare di dare una possibilità di lavoro a questi giovani in modo che possano rimanere qui. All'idea di un territorio che, rivalutando il paesaggio e i prodotti, possa ritrovare anche una sua vocazione economica. Fuflu! Fluflu! Fluflu! Qui a Ponza non è finita. Dopo il bagno, dopo la scarpinata sulla costa, dopo l'aperitivo, si riscende in paese. Dokuro wa daitsuki. Giapponese in barca. Lezioni di giapponese anche. Questa non è mai successa in barca. Fune de. Fune de. Atadakimasu. Atadaki. Hai detto per una cosa giusta, lavoro. Atadakimasu. In barca. Atarakimasu. Atarakimasu. Non sapevo di averlo detto giusto. Vuole dire, dai che siamo in ritardo, che ci aspettano. Perché dopo le lezioni di giapponese di Giulia c'è una esplorazione storico-gastronomica delle tradizioni dell'isola di Ponza. Dillo chiaro, si cena o ristorante? Ristorante di Oreste. Anche Oreste è un ex velista per caso. Ma tu sei di Ponza? No, 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 io vengo da fuori e giravo con le barche e poi ho detto questa è la mia isola, mi sono buttato qui. E qui ha mescolato prodotti, ricette, colori e sapori. Ti piace la mia composizione? Questi sono scampi ponzesi gratinati e poi cominciamo con i marinati. È un filetto di ricciola marinato all'olio rosmarino. Questo è un gamberone di Ponza appena arrivato dalla Paranza con questa pasta cataifi greca. Quindi mediterranea. È sempre mediterranea. Lo vedi, siamo in tema. Il Mediterraneo che unisce e siamo coerentemente sulle rotte dei popoli del mare. Ma smettila, tu sei coerente soltanto con la tua golosità. Siamo partiti da Ponza, circa 21 miglia est-sud-est, ed eccoci qua. Stiamo per entrare nel porto di Ventotene, bellissima isola, un bellissimo posto, soprattutto un paesino accogliente. So già dov'è l'edicola, dov'è il bar, cosa servono in questo bar e così di noi, perché
quando uno ha già delle esperienze, matura una serie di certezze. Ah, certo, sei un vero lupo di mare. Ma siamo qui però per un programma anche di natura turistico-sportiva. Ah no? Lanciare da cima l'ormeggio è un lavoro di grande responsabilità e la cosa che in genere succede è che tu la pesti, per cui la lanci e non arriva e fai una figura da scemo davanti a tutto il porto. Ma oggi no, oggi non la pesto, almeno. Buongiorno. È andata. Stiamo per andare a fare un'immersione. Il gruppo si reca al diving per fare l'immersione. Ci sarà un nostro rappresentante che si immerge con le bombole assieme a Ilaria Molinari, che è la primatista italiana di apnea. Di apnea in assetto costante. Raggiungiamo al porto Ilaria Molinari. Senti, ma il tuo record qual è? 65 metri, record italiano, con la monopinna. Sì. Senza ausilio di mezzi meccanici, quindi con il mio peso in cintura, scendo, risalgo lungo un cavo guida e non tocco mai il cavo. Solo in discesa, quando decido di tornare su, lo tocco, mi giro e risalgo. Si chiama assetto costante questa disciplina. È una sirena! Ne avevamo bisogno, perché per gli Argonauti, per Ulisse, dobbiamo raccontare le sirene, bene. Ventotene è famosa per i suoi fondali, oltre naturalmente che per i suoi scavi romani. Siamo qua, al Diving Center. È iniziato il rito propiziatorio, ragazzi. La vestizione. Ogni particolare va verificato sia nella fase di montaggio che poi anche appena in acqua, che le attrezzature funzionino, abbiano la loro funzionalità e che queste mute soprattutto entrino, che è la cosa più difficile poi alla fine di tutta l'immersione. È tutto quello che ho, io non sono un gran sub. Perché le tute devono essere sempre nere? Perché i pescatori non vogliono farsi vedere dal pesce, quindi o le fanno mimetiche o oscure. E poi perché diciamo il neoprene più commercializzato è quello nero. Bello così azzurro, è sempre un pesce. Beh, con gli apnesi restano vicini i pesci, perché non vedendo bolle o macchinari troppo complessi, resta, se tu stai tranquillo e non ti muovi troppo rapidamente, si avvicina abbastanza facilmente. Sono sempre belle le apneiste, eh? L'apnea rilassa, rilassa. Le sirene, non a caso, eh? Ho cominciato perché ho conosciuto un mio amico, Umberto Pelizzari, che ha un diving in Sardegna. È pluriprimatista mondiale di apnea. E lui faceva apnea mentre io facevo le immersioni con le bombole. E mi interessava perché vedevo che a 35-40 metri lui girava tranquillamente, senza bombole, senza nulla, solo con le pinne. Quindi poi gli ho chiesto informazioni, ho fatto una prova con lui e da lì ho iniziato a fare i corsi, insomma, a fare apnea seriamente, nel senso che prima lo facevo senza saperlo. Cos'è che devo far funzionare? Allora, l'ispirazione di solito la facciamo involontariamente e nell'apnea quella che interrompiamo in realtà è la ventilazione, quindi il gesto esterno visibile a tutti, ma a livello cellulare la respirazione continua. Si può stare più o meno a seconda di quanto si impara a respirare bene, a seconda dell'approccio poi che uno ha con l'acqua, però veramente anche persone che non se lo aspetterebbero mai, facendo esercizio e soprattutto avendo un approccio maturo, secondo me, verso l'acqua, cioè di non di sfida verso il mare, non di conquista di chissà cosa, ma aspettando e cercando di toccare i propri limiti in modo tranquillo e non aggressivo, si possono ottenere bei risultati, soprattutto divertendosi. Finnone. Con noi c'è anche un cineoperatore documentarista. Mattia. Mattia Lauro, che farà le riprese sott'acqua. Allora, ci ormeggiamo qui al limite della secca. Salvatore del Ventotene Diving Academy. Un metro e mezzo, due metri massimo di fondale. E là invece va giù per... fino a 20 metri, quindi la parete. Per Alberto e gli altri coraggiosi. E siamo sul lato nord di Ventotene. Come la muovi? Insieme? Così, un po' imitando i delfini, cercando goffamente di imitare i delfini perché i delfini sono unici, però.
gruppo A, bombolo dotato, si immerge subito dopo Ilaria. Seguito dal gruppo B, quelli che il bagnetto. Che brutta cosa! Che bello invece il fondale di Ventotene, uno dei più colorati e vivaci del Mediterraneo, protetto dal 1997 da una riserva marina. Guarda che buco sulla mano! Fa vedere? No! Le avventure del subacqueo per caso. Stavo sullo scoglio lì, no? Mentre salivo mi sarò fatto male da qualche parte, non lo so. Guarda sto buchetto, avrò perso, se no 5-6 litri di sangue ho perso. Ma prima di portare Luciano all'ospedale per quel buchino... Forse c'era qualche piragna lì, non me ne sono accorto. Dobbiamo compiere la nostra missione sulle tracce dei popoli del mare. A proposito, la scena della sirena. Canta. You are so beautiful. Ne abbiamo una che sa cantare e una che sa nuotare. Chuck si gira. Ma scusa, chi sarebbe Mattia? Giasone o Ulisse? Ignorante, te l'ho detto nelle prime puntate. Giasone con i suoi argonauti incontra le sirene dopo aver conquistato il vello d'oro. Ma grazie al canto di Orfeo riesce a resistere. Le sirene in realtà rappresentano le sacerdotesse del culto della dea Cerere, cioè Ceres, Ceres, sirene. Di fronte a Ventotene, l'isola di Santo Stefano, il carcere. È una visita interessantissima, però in questo periodo è sospesa per dei lavori di ripristino. In questo carcere, tra gli altri, c'è stato anche Sandro Pertini. Ma ci sono tracce di una storia anche più antica. Popoli del mare, stiamo entrando nel porto romano. Romano, ma forse anche etrusco, no? Comunque sicuramente attestato romano, scavato praticamente nella roccia. Sono i magazzini che venivano usati proprio per le derrate dai romani stessi. Ecco, quella cosa che vedi al pelo dell'acqua era la vecchia banchina. Chiaramente col bradisismo è tutto sceso. Poi però ci sono ancora le bitte enormi a cui le galere attraccavano. Guarda la bitta scavata nel tufo. Quei canali sono l'entrata della peschiera, cioè dell'allevamento di murene. La stradina per salire a Ventotene è una prova da superare per raggiungere uno dei più bei posti che ci sia in tutto il Mediterraneo e quindi al mondo. Sì, il paese di Ventotene è uno dei luoghi di villeggiatura più accoglienti che ci sia. C'è quella baracchina dove fanno il latte di mandorle, lo fanno ancora o no? No. Le cose belle finiscono. Esatto, finita un'epoca. finito il latte di mandorla. Al di là del mistero del latte di mandorla scomparso... Tra un po' arriviamo, sbuchiamo là in Piazza Castello, che è il cuore dell'isola, una piazza accogliente, vera, con i giardini. Ventotene sarà anche famosa per i suoi fondali, le sue coste, il carcere borbonico, la sua storia civile e politica, perché qui è nata l'idea d'Europa federalista, col manifesto di Rossi e Spinelli. Qui c'è anche il museo archeologico, ci sono gli scavi romani di Villa Giulia, eccetera, eccetera. Ma soprattutto... è un luogo accogliente, un paesino delizioso, ancora autentico, con i suoi scorci mediterranei e la sua aria da villeggiatura familiare che a me piace da matti. Io vado a prendere il giornale che è appena dentro in piazza a destra e poi mi ricordo delle granite squisite in fondo a destra. Però ci vediamo tra un po'. E allora arrivederci alla prossima puntata dei Popoli del Mare.